Adesso noi diamo la parola a Marianna, che non la vedo. Dove sta Marianna? Allora, siccome pensiamo all'Italia futura, forse sono un po' retorico, però diamo la parola al futuro. Così. Perché Marianna oggi è la mascotte di questa assemblea, è la più piccola, 16 anni, quindi un applauso. Di venire e fare un saluto generale a tutti quanti. E niente, vengo qui per rappresentare anche la mia città che è Benevento e ringrazio. Al microfono si prepara il dottor Armando Matilotta. Che succede? Non so, ho fatto un errore io. Ero talmente un po' emozionato per Marianna. Allora, si prepara dopo Eros Armando Mattioli. Ricordo a tutti, 5 minuti, dovete stare entro 5 minuti per non togliere tempo agli altri. Okay. Hai capito, Eros? Sì, sì. Oh. Buongiorno a tutti. Dunque, io voglio dire una cosa che ho già accennato ieri sera, ieri pomeriggio, all'incontro, si sente? Sì. Allora, questa questione del MES, io voglio dire molto chiaramente, il MES è una truffa assoluta per tanti motivi, ma il principale motivo, stranamente, non viene mai detto. Il motivo principale è che noi abbiamo una BCE che può stampare i soldi limitatamente dal nulla, creandoli dal nulla, quindi può stampare miliardi, 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 in teoria appunto limitatamente. E la UE, la Commissione Europea invece che cosa fanno? Creano questo meccanismo formato da gente intoccabile, impunibile, non perseguibile, qualsiasi grado commette, per spillare i soldi degli stati, cioè 125 miliardi sono per noi, per i nostri standard attuali, sono 3-4 manovre annuali, quindi sono una montagna di soldi. Però li dobbiamo dare a comando addirittura entro una settimana. Allora io dico questo, perché giustamente qualcuno potrebbe obiettare, ma la BCE non può avere rapporti con gli stati, è vero. Perché c'è l'articolo 123 che stabilisce questa condizione, cioè per cui tutti i cittadini pensano che la BCE è la banca degli stati europei, quindi dei popoli europei, e invece la BCE non può avere nessun rapporto con gli stati. Vedete, allora studiando queste cose poi si scopre che le norme di questi trattati sono una catena di inganni. Io non li posso definire in un altro modo, perché come si fa a pensare a una BCE che non può avere rapporti con gli stati? Allora la devono chiamare BCB, cioè Banca Centrale delle Banche, perché lei di fatto può avere soltanto rapporti con le banche, che li finanzia alla percentuale zero. Adesso il presente è come un bancomat per le banche, però gli stati invece devono pagare gli interessi, perché devono acquistare poi la moneta dalle banche. Insomma, una... però tornando a me, il MEF quindi c'è questa una truffa assoluta, perché è vero che c'è questo divieto dell'articolo 123, però questo potrebbe essere tranquillamente aggirato, perché se si vogliono fare le cose si fanno, specialmente loro che sono politici sofisticati avrebbero trovato benissimo il modo di aggirare. Bastava creare una società finanziaria, un istituto bancario che prendeva i soldi dalla BCE e li dava agli stati, quindi la BCE formalmente non aveva nessun rapporto con gli stati, e le norme, anche l'articolo 123 veniva salvato, un'altra truffa, cioè
qui passiamo da una truffa a un'altra truffa, quando si parla di trattati è così, sono tutte una concatenazione di truffe. Quindi questo, però, detto questo, vuol dire, c'è stato qualche politico, dico Salvini, anche Landroni, non perché gli voglio dare i meriti particolari, però loro almeno hanno avuto il merito di dirlo, hanno detto questo è un fondo ammazza stati. Però è vero, ma tu devi dire, ti devi spiegare perché è un fondo ammazza stati. Allora aggiungi una parola, aggiungi un fondo ammazza stati perché i soldi li deve dare al BCE, non devi cercare gli stati, che gli stati già hanno i loro problemi, li distanno ancora di più. Cioè, un minimo di spiegazione la vogliamo dare la gente, perché poi c'è il PD che dice no, è un fondo salva stati, allora abbiamo uno slogan contro un altro slogan e la gente che non ha, ovviamente non capisce l'economia, che cosa deve dire, dice sono praticamente fanno uno a uno, fanno rimane tutto come prima. Cioè un po' di spiegazione queste cose ci vuole, non c'è niente da fare. Poi detto questo volevo dire perché su queste cose, queste osservazioni rendono chiaro il livello delinquenziale con cui vengono creati questi organismi, queste normative a livello di Unione Europea, perché questo bisogna saperlo. Poi, tempo? Sì, quanto... Dunque, un'altra cosa che sento dire sempre è che l'inflazione, se usciamo dall'Unione Europea, dall'euro, l'inflazione arriva al 40%, tutte affermazioni che non stanno in cielo né in terra, però intanto loro lo dicono. Allora, l'inflazione, io non voglio fare teoria, a me piacciono le cose pratiche. L'Italia negli anni 80 ha fatto dei deficit annuali dell'11% per 10 anni. Cioè, come se l'Italia oggi facesse dei deficit annuali di 180 miliardi. Cioè, adesso noi facciamo un deficit di 30 miliardi, cioè il 2%. Pensate come sarebbe lo Stato con un deficit di 180 miliardi. Cioè, noi darebbe lavoro a tutti i cittadini con un deficit del genere. Poi, per 10 anni. Quindi, nonostante questo, la nostra inflazione nel 2000... nel 1980-81 era intorno al 20%, ma non a causa dello stato spendaccione, a causa delle guerre arabe, prima la guerra del Kippur, poi la guerra in Iraq, che hanno fatto scattare le bollette petrolifere. Io me lo ricordo, chi è più grande se lo ricorda, che bisogna fare la fila ai benzinari. Quindi nonostante questa inflazione che c'era al 20%, sì, finisco solo la frase. Nonostante questo deficit, la spesa è scesa da 20 al 4% nel giro di 5 anni. Questa è la prova che fare deficit non fa inflazione. Un'ultimissima solo una frase, voglio dire. Adesso che ci sarà la votazione del MES al Parlamento, io direi che in quel giorno si organizza una manifestazione dove devono partecipare tutte le associazioni, tutte, per cercare il vostro bandiere. Ognuno con la bandiera, dobbiamo andare tutti a fare questa grande manifestazione. Grazie. Grazie. Allora, riguardo al MES, no? Che ieri abbiamo fatto questo presidio. Noi abbiamo già annunciato la proposta che lanciamo a tutte le varie associazioni e organizzazioni, però le lanciamo anche alle forze che in Parlamento stanno dicendo no al MES, non solo no alla riforma, perché li vogliamo sfidare su questo, a una grande mobilitazione popolare per bloccare e barricarsi attorno al Parlamento quando il Parlamento dovrà ratificare, perché quella è la data decisiva. Quindi, in vista di questo appuntamento, grazie. Noi sono Liberiamo Italia. Siamo già pronti, stiamo già incontrando varie forze, però chiaramente l'invito è anche a coloro che in Parlamento stanno sbraitando tanto, vediamo se hanno il coraggio, no, di mobilitare veramente i cittadini italiani su questa vicenda. Allora, la parola a Armando Mattioli, si prepara Eros Rossi. Grazie, buongiorno. Sono d'accordo sia sullo statuto che sul manifesto, l'unica cosa è sostituire
il termine individui con persone c'è un passaggio specifico e fa riferimento alla persona umana della Costituzione. E per quanto riguarda i punti del manifesto, vado brevissimamente, a 4 minuti fammi un cenno. Per quanto riguarda il diritto al lavoro, io parlerei di patto per il lavoro, si fa riferimento in qualche modo agli artigiani, patto del lavoro fra lavoratori, partite IVA e piccole e medie imprese, che sono distinguere in due categorie, quelle che stanno approfittando della disoccupazione dell'esercito industriale di riserva per sfruttare al massimo i lavoratori e quelle che non ce la fanno e che stanno subendo la decimazione propugnata da persone come Boldrin e realizzata dall'Unione Europea. Boldrin dice che le piccole e medie imprese sono un problema dell'Italia, vanno decimate. Scuola e sanità. Io sono un medico su epidemiologia e prevenzione, quindi una rivista scientifica. Quando si parla di sanità si parla di investimenti nel lungo periodo che permettono alla nazione di avere anche un benessere. Che è poi quello che un po' di tempo fa diceva Bagnai in un confronto con Monti, scuola e sanità non rappresentano costi, ma si tratta di investimenti in risorse umane. Sappiamo tutti quello che sta succedendo, la sanità viene privatizzata, è stato già accennato, sempre su epidemiologia e prevenzione si parla di una riduzione reale degli investimenti in questi anni del 20%, perché ogni anno ci dovrebbe essere un aumento fisiologico negli investimenti, questi non ci sono stati, c'è stato un blocco degli stipendi per 10 anni, quindi questo è stato una riduzione, c'è stato un blocco del turnover, tutti quanti voi se andate nei pronto soccorsi o nei reparti vedete che gli infermieri corrono da una parte all'altra e spesso l'assistenza ai pazienti la fanno i familiari, c'è stato un aumento dei ticket a carico dei cittadini. Le aziende sanitarie sono gestite con criteri bocconiani, siamo assolutamente ingessati, la questione della corruzione ci ha ingessato assolutamente, abbiamo dei fondi e non riusciamo a spenderli. Io faccio un esempio banale, abbiamo dovuto chiedere un intervento all'ARPA, che è un ente ufficiale, e gli abbiamo chiesto di fare delle analisi, 2.000 euro. Ho scoperto dopo, l'ufficio mi ha detto, ma tu dovevi fare un avviso pubblico e quindi mi hanno chiesto che era un intervento in urgenza. I bocconiani sono arrivati e stanno distruggendo quelle che non dovrebbero essere aziende, ma unità sanitarie locali. L'impoverimento ovviamente dei cittadini italiani ha comportato la riduzione dell'accesso alle cure, ma sono importanti non solo l'impoverimento ma anche le disuguaglianze economiche, che sono un fattore quando non si muove più l'ascensore sociale, quando c'è la disuguaglianza tra i cittadini c'è lo stress. Recentemente c'è stato uno studio scientifico che ha dimostrato come lo stress influenzi fattori epigenetici e direttamente lo stato di salute dei cittadini, ma la perdita dei posti di lavoro provoca un'alterazione degli stili di vita, si aumenta il consumo di alcol, di fumo, c'è la ludopatia. Per quanto riguarda i suicidi, allora ci sono due aspetti. Intanto c'è stato uno studio dell'Università di Padova che ha dimostrato come a seguito delle manovre austeritarie c'è stato un picco per i suicidi di natura economica. Dopodiché l'Istat, con una scusa stupida, ha detto non dal 2011 i suicidi di natura economica non vengono più conteggiati, se non lo fa un sociologo della LUIS che parla in questi ultimi 4-5 anni di un aumento dei suicidi economici di 1000. Per quanto riguarda, c'è uno studio della Bocconi, quindi pubblicato sul Sole 24 Ore, rispetto al shock economico delle aziende che sono entrate in crisi per la competitività, per la concorrenza sleale, per il dumping fatto dalla Cina. Si parla di 250 morti l'anno, dal momento dello shock economico a 5 anni sono morti 250 lavoratori per suicidio, consumo di fumo ed alcol. Mortalità infantile, si è parlato molto dei 700 bambini morti in Grecia, io ho visto i dati, se al sud, al centro-sud compreso il Lazio, il tasso di mortalità infantile, che è uno dei parametri fondamentali per capire
lo stato di benessere di una popolazione legata ai fattori socio-economici, se al sud si morì, il centro-sud si morisse come al nord, noi avremmo 170 bambini morti in meno l'anno, entro l'anno di vita. Per quanto riguarda lo stress sul lavoro, sta aumentando in maniera esponenziale e i dati scientifici ci dicono che soprattutto i ritmi elevati sono un fattore di stress. L'INAIL non li riconosce, dal 2011 c'è una patologia di tipo un disturbo depressivo, chiamiamolo così, dal 2011 c'è stato un picco di riconoscimenti da parte dell'INAIL di queste patologie legate allo stress, che la stessa Unione Europea dice essere la seconda causa di danno alla salute dei lavoratori. Caso strano, nel 2011-12 c'è stato un picco, termino con gli invalidi civili, l'invalidità civile. Io sono presidente di commissione invalidi civili, c'è stato un attacco sistematico, tant'è che è stato uno scandalo. I medici dell'INPS, che alla fine sono quelli che decidono se dare l'invalidità oppure no, avevano un incentivo alla produttività se tagliavano le indennità di accompagnamento e le pensioni di invalidità civile. Grazie. Grazie Armando. Allora, Armando Mattioli è di Futuro Collettivo e di Foligno, Eros invece di San Benedetto e Tronto. Sì, allora, innanzitutto tagliate un po' di cose. Penso che avrete tutti ormai sentito parlare di crimini commessi da questa vergognosa unione di usurai, ne parliamo di continuo probabilmente tutti noi. Morti per austerità, tagli di fondi pubblici a sanità, educazione, istruzione, trasporti e molto altro. Cose non da poco conto sono le privatizzazioni messe in atto dall'Italia sotto istigazione di Bruxelles e i risultati si vedono. Crolli di ponti, crolli di scuole, morti per malattie, in certi casi in aumento, decrescita demografica, migrazione e ovviamente povertà, con tutte le sue conseguenze come la mancanza di un tetto, poi la fame, la prostituzione, il traffico di alienanti, quindi delle droghe, la disperazione, l'alcolismo e ovviamente il suicidio. Morti sul posto di lavoro in aumento, consumismo sfrenato da tardo capitalismo in cui si pensa di più ad apparire comprando telefonini o vestiari che dimostrino un certo status quo, avere la possibilità di fare un viaggio a Londra, come dicono molti, della cosiddetta generazione Erasmus a 15 euro, quando a casa loro, in Italia, nella loro patria, sono costretti ad una condizione vergognosa di precariato e mancanza di diritti sociali, mentre ovviamente si combatte per i diritti civili. Ci prendono per i fondelli con i termini, i diritti dei lavoratori si è trasformati in diritti dei consumatori, meccanismo di distruzione della sovranità nazionale diventa fondo salva stati, guerra diventa peacekeeping, rotta schiavista e negriera diventa flusso migratorio o flusso umanitario, ovviamente licenziamento diventa ridimensionamento del personale e la gente ci casca moltissime volte. Vorrei parlare però di un altro aspetto ripugnante di questa unione, la propaganda. La vergognosa propaganda portata avanti dagli europeisti su ciò che avviene nel mondo. Sfruttano ovviamente la incredibile mancanza di memoria da parte della popolazione, li si ignora volutamente dei fatti, ovviamente questi, quelli veri, sono disponibili a tutti, escludendo i segreti di natura militare. Ma la loro reperibilità è minore rispetto alle falsità che l'Unione Europea mette in primo piano. Cile, Bolivia, Ecuador, Haiti, Colombia, quante volte avete sentito parlare di queste proteste? Quante hanno denunciato il corpo in Bolivia? Nessuno, perché l'Unione Europea non ha in alcun modo messo in discussione la legittimità della mia Presidente ad interim. Anzi, l'Unione Europea, seguendo i dettami di Stati Uniti e NATO, si auspica che avvenga lo stesso negli ultimi barlumi di socialismo presenti nel nostro secolo. Il Venezuela ne è un esempio lampante, golpe fallito più volte grazie al sostegno da parte della popolazione al leader Maduro e alla sua linea chavista da lui portata avanti. Quante volte avete sentito invece delle proteste appunto in Iran, Hong Kong, Venezuela, come accennato prima? Tantissime, troppe. Si ignorano le controproteste composte dalla maggior parte della popolazione contro le ingerenze occidentali. Vi ricordate i giornali quando c'è quella guerra in Afghanistan? Io no, non essendo nato ovviamente, ma le foto sono reperibili ovunque. Giornali, media che esaltano Osama Bin Laden quando combattente contro il comunismo o contro l'Unione Sovietica. Essendo un fondamentalista matto con delle armi, la situazione ovviamente sfugge di controllo, così come avvenne ovviamente con tutte le organizzazioni terroristiche e religiose, tra cui l'ISIS e probabilmente un futuro movimento islamico degli Uiguri, situazione che si sta sviluppando in questi giorni, sempre con l'ingerenza dell'Occidente, questa volta contro la Cina dopo il fallimento in Hong Kong. Ricordo invece, perché ero già nato, le perenni cavolate che spargevano su Gheddafi e le sue fosse comuni, o le ragazze morte che mettevano in freezer per poi stuprare.
rivelato tutto falso una volta morto, ovviamente. Assad e le sue armi chimiche o i suoi cecchini che vengono pagati di più se sparano alle donne incinta. E ovviamente non può mancare il famelico Kim Jong-un che spara ai suoi parenti con un cannone. Comparsi poi vivi su qualche foto e video, ovviamente risorti senza che nessun media si scusasse delle bufale sparse in giro, per non parlare dei disastri diplomatici. Non sto dilagando, sto parlando di situazioni aiutate fortemente dall'Unione Europea attraverso i suoi blocchi economici o interventi armati, spesso presso questi popoli sovrani. Siamo stufi infatti della perpetua campagna revisionista, siamo stufi dei media marionette dei politici e dei politici marionette delle banche. E l'Unione Europea va ben oltre rimodellare il presente, si spinge addirittura a riscrivere la storia, altro che Orwell. Abbiamo visto l'equiparazione del comunismo all'antifascismo accettata da tutti i partiti politici italiani, compresi quelli che si dichiarano di sinistra, o naturalmente finanziano i ribelli ucraini, i nazisti nel vero senso della parola. Questi, fieri di sventolare la bandiera nazista e bruciare quella sovietica, fieri di essere sostenuti da Casa Pound, fieri di sventolare la bandiera NATO e dell'Unione Europea, con rappresentanti ricevuti da gente come la Boldrini, che intanto in Italia accusa di fascismo chiunque abbia un'opinione diversa dalla sua. Qual è il regime equiparabile veramente al nazismo? E non scordiamo il golpe fascismo in Sud America, ma anche in Africa, supportati dall'Unione Europea. Abbiamo visto le tante propagande sugli avvenimenti riguardanti il muro di Berlino, ma quanti europei si sono critici verso lo stato illegittimo di Israele? Ovviamente sanno che il muro che questo ha eretto per dividere Gerusalemme sia 5 volte più lungo di quello di Berlino. Ma è più piano, perché sennò poi non riusciamo a seguire. Ti do un minuto in più. Ripeto l'ultima battuta. Ma non c'è nemmeno bisogno, sì, è come una lettera di 20 metri. Siamo la America, ci facciamo inoltrare perché abbiamo tante di quelle cose, soldi, pochissimo okay, tempo, okay. Grazie. Tanto l'ha scritto l'intervento, però possiamo dire la scritta. Abbiamo visto gente dire che i campi di sterminio dei nazisti siano stati liberati dagli americani. Ormai festeggiano lo sbarco in Normandia e non alla vittoria di Stalingrado. Qui vorrei però darvi due dati per farvi un'idea velocemente, visto che se ne parla troppo poco. 25 milioni di morti sovietici, 427.000 americani, 412.000 britannici. Ovviamente 15 milioni di cinesi, spesso sottovalutati a causa dell'eurocentrismo. Il 65% delle forze armate tedesche erano impegnate sul fronte orientale, non su quello occidentale. Riassumendo, dobbiamo svegliarci, dobbiamo dire no all'Unione Europea, dobbiamo dire no a qualunque forma di imperialismo che sia proveniente da ovest o est. Viviamo in un mondo distopico e dobbiamo rendercene conto e reagire. Patria o morte. Grazie a voi. Siamo Alessandro Colucci di Roma e si prepara Filippo Del Piano. Una cosa volante. Ognuno di noi ha una ricchezza infinita e tantissime cose da dire. Noi dovremmo assolutamente creare in questo movimento uno spazio di condivisione per queste cose, che non potrà che essere su internet, un forum, ce ne sono già di buoni, di strumenti, dovremmo crearne di potenti per permetterci di condividere l'infinita ricchezza che abbiamo. Però venendo qui, avendo solo 5 minuti, vi prego, selezionate le cose da dire, meglio dirne una o due e farvi capire bene che avere la tentazione di dire tutto quello che abbiamo, comunque non sarà possibile. Qualcuno ha già proposto degli emendamenti, ora verrà aperto un indirizzo di posta dedicato alla questione, alla raccolta di tutti gli emendamenti, e tutti i comitati popolari territoriali dovranno poi discutere e affrontare fino a quando non avremo un congresso fondativo in cui una commissione elaborerà tutti questi, raccoglierà, quindi sarà tutto di pubblico dominio. Quindi chi ha proposto, chi proporrà emendamenti, poi non è che lo dice qui, no? E basta, lo segnala perché è scritta Manet. Vai. Prego. Sì, certo. Vabbè, chiaro. No, qui nel senso, se dico verba volante sembra quasi che prendiamo un chiacchiericcio. Verba qui, non volante, è importante, però scritta male. Allora, sono Alessandro Coluzzi e io ho letto il manifesto, questo che ho qui davanti, l'ho stampato e ho visto che un paio di giorni fa, infatti è uscito pure la pubblicazione dello statuto,
e probabilmente una delle prime eccezioni è questa che, diciamo, che adesso è stata appena suggerita, cioè era il discorso di fare una piattaforma dove si possano diciamo, come dire, fare delle modifiche, delle correzioni. Quindi ascolto con piacere quello che è stato detto. A questo punto comunque vorrei dire qualche cosa in generale, diciamo, allora almeno. Per quanto riguarda il manifesto, che è quello che ho letto con più calma, personalmente, premesso che sono d'accordo sui fini, sulle finalità del discorso, chiaramente, però la modalità sempre di attaccare gli altri, di parlare sempre in negativo, è quasi tutto scritto in forma negativa. Secondo me, perlomeno a me, non piace assolutamente. Cioè si parla sempre di gabbie, di accozzaglie, cioè, termini anche brutti, sono le accozzaglie di centrodestra e di centrosinistra. Cioè se tutto il centrodestra e il centrosinistra è un'accozzaglia, in altre parti si dice non siamo né di destra né di centro né di sinistra, vorrei sapere se uno alla fine vuole fare dei provvedimenti che debbano arrivare a dama, diciamo, con qualcuno bisognerà pur fare dei dialoghi, cioè cominciare dal manifesto, andare contro tutti. Non lo so, personalmente non mi trova d'accordo. Poi perché questa è la malattia italiana, cioè noi andiamo, chi ha parlato prima di me dice andiamo contro il capitalismo perché è conflittuale, e paradossalmente dal manifesto ricominciamo a fare un'altra volta la conflittualità contro gli altri. Quando questa cosa si capirà, forse riusciremo ad essere più uniti, no? Cioè la forma massima di è il dialogo, no? Il dialogo che poi forse dalla radice pure greca, dia vuol dire tra, e logos, diciamo, in certi libri viene definito Dio, ma comunque è la ragione, è il buon senso, è la logica. Noi dobbiamo avere un confronto logico, direi io, con gli altri, perché diversamente c'è un'altra parola che si chiama dia ballo, che è il diavolo, che vuol dire sempre il via e tra, solo che ballo vuol dire buttare ostacoli in mezzo, quindi coloro che buttano ostacoli in mezzo in definitiva dividono, e quelli che invece li creano ponti uniscono. Quindi in genere tenderei a farlo più positivo che non negativo. Per quanto riguarda, adesso ne prendo uno di punto, per esempio, io sull'aspetto del, cioè scritto più solidarietà sociale, mi trovo perfettamente d'accordo, meno mercato. Adesso io non so come viene interpretata questa frase meno mercato. Per esempio, io non sono così favorevole a che ci sia, perché gli scambi aiutano, cioè da Marco Polo in poi, ma insomma anche i romani, alla fine navigavano per il Mediterraneo, il mondo loro era il Mediterraneo, ma comunque scambiavano con tutti. Dobbiamo dire qual è il mercato che non vogliamo, cioè noi dovremmo dire che, per esempio, che ci sia un libero scambio di persone, che io possa andare in Cina, il cinese viene qua, e io posso andare in Sud America o quello del Sud America viene qua. Secondo me tutto sommato è una cosa positiva, che anche le merci possano girare, secondo me è una cosa positiva, che i capitali legati alle merci possano girare pure è una cosa positiva. Cioè se chiaramente io compro una cosa da un cinese e vale 1.000 euro, io gli devo poter fare il bonifico da 1.000 euro, quindi quel capitale ha una giustificazione affinché si muova. Invece secondo me va detto che io limiterei ai capitali che si muovono senza motivo, diciamo, se non per motivi speculativi, e questo è un discorso su cui mi trovo. Quindi sulla famosa regola europea dove dice libero mercato o comunque possibilità di persone, merci e capitali, secondo me che se persone si muovono va bene, ripeto, i capitali, il merci e persone vanno bene, i capitali in parte sì, in parte no, però va specificato, perché se diciamo solo meno mercato, secondo me ci bruciamo il 70% dell'elettorato potenziale, perché secondo me il libero mercato penso che sia una cosa positiva. Se vogliamo, se c'è un minuto lo spiego perché è positivo, perché il libero mercato tende ad aumentare la produttività. La produttività ha un significato, diciamo, io lo identifico con la semplicità. L'impresa più produttiva è quella che tende a massimizzare l'uso di tutto, diciamo, del lavoro, della tecnologia, eccetera, eccetera, no? L'Amazon di turno, alla fine
attrae, perché tutti quanti alla fine vanno a comprare su Amazon perché in qualche maniera spendono meno. Il problema, aspetta. E quindi sotto questo profilo della semplicità, secondo me, non è sbagliato. La semplicità ha una radice nella fisica. Nella fisica, cioè noi stessi siamo oggetti fisici, vige il principio che l'energia si muove col principio di minimazione, cioè se voi avete una stanza calda e aprite la finestra, scoprirete che caldo esce. Questo è un principio che tende alla semplicità, cioè all'uniformità, e quindi è un principio di fisica, noi non potremo mai sconfiggere un principio di fisica. È un principio filosofico. È un principio filosofico, insomma, c'è il rasoio di Occam, c'è in filosofia, alla fine si punta sempre al principio della semplicità e quindi anche sulla produttività. Quindi dobbiamo parlare di un'altra cosa, cioè di come si ridistribuiscono le risorse. Cioè io una cosa che ho detto anche in altre occasioni, però ogni volta cade un po' nel vuoto, quindi perché il problema del capitalismo è che c'è della gente che ha un accumulo di risorse assolutamente eccedente quello che gli serve dei bisogni, ok? Dei loro bisogni. Noi dobbiamo ripartire dalla teoria dei bisogni, che nei libri antichi, perlomeno quello che ho studiato io, c'era, e che oggi nei libri attuali, nelle università attuali, non si studia più, ok? E quindi mettete un livello, proponiamo un cap alla ricchezza, cioè chi ha oltre un X milioni, non 100.000 euro o cacchia del genere, cioè un X milioni, a quel punto i frutti delle aziende, delle cose, vanno esclusivamente alla collettività. Questo va proposto, non va proposto di bloccare il lavoro delle persone che vogliono lavorare, perché altrimenti ricadiamo nel... Vabbè, ok, ho chiuso. Angelo Pentassuglia. Sì, vado. 5 minuti. Intanto volevo un attimo aggiungere una cosa. In fisica, in teoria, tutto va verso il disordine, il principio di entropia. Ad ogni modo, a parte questo, io volevo fare un discorso, perché Leonardo è già stato molto esaustivo, io sono un grandissimo suo amico, quindi ci conosciamo da tantissimo, ma a parte tutto questo, noi militiamo anche insieme a livello studentesco, e io volevo porre l'accento proprio su questo, perché le tematiche economiche saranno sviluppate, potrei parlarne anche io, ma credo che ci sia comunque qualcuno che le possa esplicare meglio, le possa far comprendere meglio anche a me. Il problema della scuola è un problema serio. E io voglio dire a tutti che l'Unione Europea è particolarmente scaltra all'interno delle scuole. Cioè, l'Unione Europea è configurata così all'interno delle scuole. Fino ai 18 anni, fino alla quinta superiore, cosa succede? Ti dà tutto quello che vuole da una parte, no? Ti propone i viaggi e uno, come ho fatto io, che sono stato cacciato da un corso dell'Unione Europea per aver detto alcune cose che non erano gradita una professoressa di diritto, ad ogni modo, dà tutto quello che uno studente vorrebbe fare, viaggiare, conoscere nuove cose, abituando anche a questo mondialismo esasperato di oggigiorno. Però poi cosa succede? C'è l'altra faccia, che è quella che meno conoscono e che contro cui tutti si sbattono, ovvero dopo le superiori cosa si fa? Le università costano. Cosa si finisce a fare? I lavapiatti a Londra? È questo la speranza dell'Unione Europea, creare dei lavapiatti, una nazione di lavapiatti? Quindi il sistema è particolarmente scaltro, e vi dirò una cosa, qualcuno diceva che la scuola fosse l'ultimo baluardo contro il liberismo, lui lo faceva in una critica più ampia contro il capitalismo, ma ad ogni modo il concetto è simile. E purtroppo io ho visto scritturare sotto i miei occhi questo ultimo barlume di speranza, perché vi posso dire che oggi ci sono degli ottimi esempi. Mi è piaciuta molto la ragazza di 16 anni, che adesso non la vedo, ti ho visto, ciao, perché veramente dà speranza. Il nichilismo veramente è entrato all'interno delle scuole, ma è qualcosa di lampante, e questo secolo oltretutto
tra le tante altre cose, non è più il secolo delle malattie, delle grandi pestilenze, ma cos'è? Questo è il secolo delle malattie mentali, e soprattutto fra gli studenti questo si vede. Ho tantissimi casi di amici che partono con prospettive veramente grandi e che poi si trovano non sul lastrico per motivi economici, ma sul lastrico di idee, non sanno più cosa fare, frustrati da tutto, non hanno un'idea, non sanno cosa fare, non trovano più un posto, anche i valori che sono stati criticati per da un certo punto di vista. La nostra è una nazione particolarmente cattolica, l'è sempre stata, e ha sempre avuto una grande influenza il cattolicismo in questo paese. Ecco, vi dirò che anche questi tipi di valori sono completamente decaduti, su cui io oltretutto non mi trovo neanche d'accordo, ma sono decaduti, sono totalmente decaduti, e questo ha aperto le porte totalmente al liberismo in un modo che ormai è difficile contrastare. E purtroppo diciamo che oggi noi siamo un bellissimo esempio, vedo persone che potrebbero essere i miei nonni e vedo alcuni che sono miei amici, senza offesa ovviamente, e ovviamente quindi questo dà speranza, io sono veramente speranzoso. Devo dire che a volte è veramente difficile continuare a combattere, uno non avrebbe neanche voglia, perché va contro una marea che ogni volta che ti viene contro è sempre più grossa, è come se si riuscisse a rigenerare sempre, no? E quindi nell'esperienza che ho fatto con Leonardo, da quando sono partiti i comitati, noi abbiamo seguito quello Ligure, l'abbiamo coordinato assieme, siamo riusciti anche poi alla fine a crearne due, è stato un ottimo obiettivo, eravamo molto orgogliosi di questo, abbiamo visto che c'è ancora qualcuno che si vuole muovere, e questo ci fa molto 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 piacere, perché è vero che noi possiamo imparare tanto dai vecchiotti, ma noi possiamo dare tanto anche a loro, e quindi mi piace anche pensare a questo cambio, no? Mi piace della speranza. Ho terminato, grazie. Grazie a tutti. Grazie Filippo.